una media così non l'ho mai tenuta, sono contento di questo. Parliamo anche un po' di questo Catanzaro, una squadra ostica che ha cambiato panchina anche la scorsa settimana, una squadra che era partita alla vigilia, almeno era stata presentata come una delle favorite, poi ha un po' deluso. Sì, era partita, ha cambiato presidente all'inizio, tanto entusiasmo, poi ora hanno cambiato allenatore, domenica so che hanno disputato una buona gara a Teramo, quindi per noi sarà una partita difficile perché praticamente è la prima che questo allenatore gioca davanti al suo pubblico, la gente sicuramente si sarà rianimata di entusiasmo, quindi per noi sarà una partita difficile, però noi in questo momento siamo abbastanza tranquilli perché abbiamo ottenuto dei risultati importanti, andiamo a Catanzaro sicuramente per giocare la nostra partita senza nessun timore reverenziale. Per te a Battipaglia la gara è stata importante perché subito al tuo rientro hai fatto vedere che sei ancora in grado di segnare gol anche a distanza di 2 settimane in cui sei restato fermo almeno in campo. Però è stata una gara importante anche per il Giulianova che è riuscito a conquistare i primi 3 punti in esterna, ha dimostrato che è forte anche lontano dalle mura del Fadini. Sì, questo qui era un po' il problema che la gente si poneva, noi sinceramente non è che avessimo questi problemi, sapevamo di aver disputato delle buone partite sia a Benevento che essendo noi meritavamo anche di più di un pari. Da Casal dei Principi anche abbiamo fatto un ottimo primo tempo, loro l'unica azione che hanno avuto sono stati bravi a sfruttarla. Quindi noi siamo contenti veramente di quello che stiamo facendo, per noi domenica è un'altra partita importante in vista anche di quella che ci sarà il turno successivo, quindi sicuramente non sarà, per caricati come siamo, non sarà facile neanche per Catanzaro. Per quanto mi riguarda io domenica scorsa sono stato contento di far gol perché pensavo forse di aver perso un pochino di condizione, invece bene o male non è andata, magari non mi sentivo benissimo come quando giocavo di continuo, però sono soddisfatto perché bene o male ho fatto quello che dovevo fare, insomma.